mandando il manoscritto, perché poi per me la soddisfazione più grande era trovare una casa editrice che credesse in questo libro. Sai, per pubblicare un libro è abbastanza semplice oggi, no? Cioè, ci sono tantissimi sistemi nuovi. Infatti io per un mese ho ricevuto, ho un cassetto che tengo come ricordo pieno di contratti. Chi mi chiedeva 2000 euro, chi me ne chiedeva dell'acquisto di 80 copie, chi di 50 copie. Io mucchiavo fino a sempre con la speranza di, non tanto per una questione, anche per una questione di costo, ma soprattutto per una questione di soddisfazione personale, no? Di trovare una casa editrice che crede. Disinteressata. Esatto. E ho trovato Giovanna del Ciliegio che mi ha detto: guarda, io te lo pubblico, il budget 2010, perché io mandai il libro nel 2010, purtroppo è impegnato, però con la fiera del 2011 te lo pubblichiamo. Quindi per me quello è stato sicuramente un pieno di benzina, di energia, insomma. Casi di stalking, di violenza, hanno dentro anche altre problematiche, oltre che queste di carattere mentale, ma solitamente c'è di mezzo dei vizi che possono essere l'abuso di alcol, l'abuso di droghe. Che possono slatentizzare questo stadio borderline, insomma, sì, esatto. Caratteriale. E quindi insomma, infatti la differenza quando mi trovo a parlare un po' anche di storie comuni, no? Perché tante volte mi capita di sentire, non so, una ragazzina che dice: sì, vai, mi ha dato solo tu uno spintone, non mi vuole tanto bene. Perché questo purtroppo è diventato molto nella normalità. E io oggi come oggi mi ritrovo che solo che una persona mi dica: ma perché non ti metti qualche cos'altro che staresti meglio con? Si prenderebbe un calcio negli stinchi. Proprio in questo momento non c'è l'accettazione da parte mia. E anche se insomma in un rapporto nei limiti ci sta il confronto in questo senso, no? E il problema è quando ti trovi di fronte a una persona che non è mentalmente normale, e non dico malata, perché si parla comunque, esatto, perché si parla comunque di personaggi che hanno una lucidità incredibile, perché sono calcolatori, manipolatori, quindi non si parla di malattia, si parla comunque di meccanismi mentali con delle caratteristiche ben precise. E a me è toccato uno di quelli veramente doc. Ma se tornando un po' a te, sì, a fare un po' di chiacchiere, tu abbiamo letto qua che sei diplomata in canto lirico. Sì, io ho cantato qui nella montagna, io ho fatto ho cantato nel coro del Valle Municipale di Modena per diversi anni, e pur con l'attività non riuscivo più a gestire questo sdoppiamento di vita, perché insomma, è un impegno comunque abbastanza grosso, e quindi ho smesso già da qualche anno. Poi insomma capita che mi chiamano volentieri a partecipare a qualche festa locale. Ho cantato il Piazza Smantova diverse volte. Cosa ti dava la musica? La musica mi dà, mi ha sempre salvato, anche in questo libro. La musica è un punto fondamentale della mia esistenza, perché comunque nei momenti più tragici la musica c'era. Io ho preso, nel libro c'è un capitolo che parla di questo, ho preso un sacco di botte, perché comunque ho tuttora questo corretto di Cerredolo, che insegnavo alcuni pezzi, e tra le tante prove d'amore che il gentiluomo mi chiese, ci fu quella di rinunciare appunto a andare il giovedì sera a insegnare in chiesa al coro. E l'unica cosa appunto che mi ha tolto tutto, ma quella mi impuntai, perché proprio non c'era verso di rinunciare alla musica. Sì, è parte fondamentale, credo che sia curativa in tantissime
situazioni, in tantissime situazioni. In questo caso forse è stata anche la tua prima quella di salvezza che ti ha sicuramente sì, perché io fino allora mi sono fatta togliere tutto, principalmente il mio lavoro, quindi lavoro vuol dire toglierti l'autostima, toglierti la capacità economica, toglierti l'indipendenza, quindi già di per sé mi aveva tolto il 90% di quello che avevo, ma poi mi ha tolto mi divertivo con la compagnia del bufone di corte in una commedia. Dovetti rinunciare anche a quella, insomma ho rinunciato a delle amicizie, ho rinunciato a una vita di persone che frequentavo un'esistenza intera. E quando arrivò a chiedermi questa prova d'amore, perché se mi ami il nostro amore è superiore a questo, io assolutamente non mollai nel modo più assoluto, e lì pensa che la cosa coincise con l'8 di marzo e fu sicuramente, lo dico anche nel libro, il mio primo momento di presa di distanza da questa persona, perché capì che quando tu ami tanto una cosa e una persona per amore, sotto questo concetto di per amore, ti chiede di rinunciarci, vuol dire che di amore ce n'è veramente zero. Tu pensi che in seguito a questo libro, che ovviamente lui avrà letto, si sia reso conto di quello che stia facendo? Cioè, per lui il libro è diventato sicuramente un'ulteriore sfida, tanto è che quando è uscito ha ricominciato, nonostante la sua latitanza, con gli atti persecutori. Non accetta assolutamente che una donna gli tenga testa, e quindi l'uscita del libro per lui è stato sicuramente una botta dura che ancora non sta mandando giù, tanto è che appunto dopo la presentazione me lo sono trovata sotto casa. Pensi che scriverai ancora? Sì. Allora, alla fiera di Modena di febbraio è già in progetto, sempre con il ciliegio, l'uscita del libro che è già impacchettato, che è una raccolta di schizzi, pensieri e poesie. Questa raccolta si intitola Parole desti trattino nate, perché in realtà sono nate durante questo percorso, no? E se non avessi vissuto questo percorso non ci sarebbero state queste riflessioni che comunque ho tenuto come un diario con schizzi, e verrà presentato appunto alla fiera di Modena del 2012. Ci parlavi, Marzia, di questo diario di bordo? Sì, è un diario che sto tenendo come raccontando insomma quello che sto vivendo oggi, quindi questi incontri che faccio con donne. E quindi entro nelle loro storie, senza mai però staccarmi anche dalla mia stessa vita quotidiana, no? E credo che insomma di poter così occuparmi di un filone che mi piace molto in questo momento, che è quello proprio del mondo femminile. Il tuo libro però è indirizzato sia a donne che uomini? Sì, perché come ti dicevo appunto, quando mi sono messa, ho iniziato a scrivere questo libro, mi sono posta, cosa parlo? Cioè, racconto storie di uomini o racconto storie di donne, no? Perché proprio ho pensato che sono due, la stessa storia, due facce, come appunto una moneta, no? E quindi c'è l'intreccio di queste verità diverse, di queste situazioni diverse, di questi modi di vedere, interpretare e quello che accade all'interno casomai di una storia, di una relazione. E quindi credo che sia un libro indirizzato alle donne, perché sicuramente dedicato al mondo femminile, ma indirizzato agli uomini, anche quelli che vogliono un po' capire qual è la mente molto più raffinata della donna, insomma. L'uomo è molto più semplice, adesso mi prenderò delle legnate.